Bambini e bambini, signore e signori, io sono il Mago Magori, lui è Franco, bentornati sul mio canale YouTube. Intanto, se non l'avete fatto, iscrivetevi, lasciate un mi piace, un commento, perché oggi andremo a vedere la seconda figura che sarà il cane. Adesso ve la faccio vedere come la realizzo e poi andremo a vedere come realizzare il cane più nel dettaglio. Intanto vi dico già che si parte ovviamente dalla testa, poi il collo, le zampe anteriori, la pancia del cane e le zampe posteriori, e ovviamente poi la coda. La coda che io preferisco sempre farla a pompone, così. Iniziamo, per prima cosa gonfiate un palloncino lasciando una coda di 10 cm. Fate un bel nodo, perché il nodo sarà il naso del nostro cane, quindi realizzatelo in maniera corretta. Poi vi farò un video anche su questo, ma intanto andiamo avanti. Vi faccio vedere appunto la prima bolla, 3 cm, che sarà appunto il naso del nostro cane. Poi la pallina di supporto, la guancia sinistra, ovviamente 3-4 cm, la fronte e l'altra guancia, quindi la guancia destra che deve essere uguale alla guancia sinistra. Poi si girano insieme fino a formare la testa del cane e poi si inserisce appunto il naso, che è il nodo. Poi andiamo avanti, una volta completata la testa, facciamo la pallina per il collo, le zampe anteriori, quindi una, sempre 4 cm e due, ovviamente le zampe uguali, quindi palline uguali. Poi la pancia del cane, che è più o meno la larghezza della mano, quindi 4 dita, e le zampe posteriori. Una volta realizzate le zampe posteriori, poi con il restante palloncino facciamo la coda del nostro cane. La potete lasciare anche così, ma io preferisco sempre farla a pompon. Quindi come si fa? Si fa una pallina in questo modo, si strizza, si manda l'aria in cima, si lascia e questa è la coda a pompon. Questo è il cane, ovviamente ho fatto gli occhi, i baffi, la bocca, non sono tanto bravo, voi sicuramente sarete più bravi, però se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento e noi ci rivediamo al prossimo video! Lui è Franco e oggi andremo a vedere... Questo è il cane, se vi piace...